Bentornati amici di Army Magazine, la protagonista della prova di questa settimana è questa carabina di Bergara, la BA-13 TD Green in calibro 223 Remington. La sigla TD sta per takedown, cioè è una carabina che si può agevolmente dividere in due parti e infilare nello zaino. Infatti nasce per la caccia alpina quando si deve camminare parecchio portandosi l'arma nello zaino o appesa allo zaino e quindi si richiede all'arma di essere molto leggera. In questa configurazione l'arma pesa poco più di 3 kg, qui bisogna aggiungere il peso dell'ottica. In questa configurazione l'arma pesa poco più di 3 kg, qui bisogna aggiungere il peso dell'ottica. Dicevamo il calibro è il 223 Remington, la canna è lunga 508 mm, ha un passo di rigatura di 1 a 8 pollici e terminano con una volata che è di tipo filettato, quindi è possibile montare un freno di bocca o un compensatore. La calciatura è di tipo polimerico, ha questo bel colore verde e ci sono delle zone che favoriscono la presa anche con mani sudate nei punti di presa, qui nella zona dell'impugnatura e qui nella zona della stina. È di tipo tumble, nel senso che c'è questo foro in cui infilare il pollice e quindi avere un maggiore controllo al lato dello sparo. C'è questo calciolo in gomma molto, molto spesso, quindi attutisce molto il rinculo sulla spalla. E il funzionamento è quello classico delle takedown, quindi a colpo singolo, l'apertura della canna avviene premendo questa leva, la canna bascola e si può infilare la munizione all'interno della canna. Abbiamo un cane esterno che dispone di un appendice che consente di azionarlo senza andare a urtare contro l'ottica quando è montata, quindi è molto comodo. Bergara monta di serie questa slitta a picatini sopra la canna, su cui è possibile montare l'ottica. Noi abbiamo montato una Vector Optics Continental. Bergara monta una slitta a picatini sopra la canna, su cui si può montare un cannocchiale. Noi abbiamo montato un Vector Optics Continental, che è perfetto per la distanza su cui proveremo quest'arma, cioè 100 metri. Redolfi Armi, che da sempre importa le armi Bergara in Italia, propone quest'arma a 900 euro in armeria, quindi direi un prezzo decisamente concorrenziale. La classificazione è arma da caccia. Adesso non resta che andare alla linea di tiro e vedere come si comporta allo sparo. Siamo venuti all'Oklahoma Camp per mettere a prova questa Bergara in calibro 223 Remington e abbiamo notato subito che molto dipende dalla scelta delle munizioni. Per esempio abbiamo impiegato una Norma con palla da 77 grani e abbiamo ottenuto questa rosata un po' ampia su una distanza di 100 metri. Mentre impiegando le Fiocchi Perfetta con palla da 69 grani abbiamo ottenuto questa rosata di 4 colpi con 2 molto vicini. Quindi una volta acquistata la carabina, la scelta della munizione dovrà essere molto accurata. La procedura di inserimento ed estrazione del bossolo è manuale, quindi non richiede una particolare perizia ed è abbastanza rapida, considerando il tipo di carabina. Ora torniamo allo studio per le conclusioni finali e per la consueta pagella di Army Magazine. Siamo tornati dall'Oklahoma Camp, dove abbiamo messo alla prova questa carabina su una distanza di 100 metri.
e direi che si è comportata molto bene, precisa, come in genere sono tutte le carabine takedown, proprio per la loro conformazione. Passiamo quindi alla pagella di Army Magazine, partendo dalla voce ergonomia. Qui possiamo dare tranquillamente 5 punti su 5. L'ergonomia è proprio uno dei punti di forza di questo tipo di arma. È molto compatta, leggera, abbastanza leggera, ha questa impugnatura di tipo tumble, quindi molto consente una presa molto salda sull'impugnatura e niente, molto 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 ben gestibile. La voce precisione, anche qui possiamo dare 5 punti su 5 perché ci ha decisamente soddisfatto. Su 100 metri abbiamo ottenuto rosate molto, molto buone con praticamente tutte le munizioni che abbiamo impiegato durante la prova. Ultima voce, rapporto qualità-prezzo, anche qui possiamo dare 5 punti su 5. Il prezzo di 900 euro la rende molto concorrenziale. È una carabina particolare perché bisogna ricaricare ogni colpo, bisogna riaprire, far bascolare la canna ogni colpo, quindi in poligono può essere noiosa per qualche tiratore, è espressamente dedicata alla caccia. Voto complessivo quindi facile, 5 punti su 5. La BA13 di questo tipo takedown green è una carabina di ottima qualità, precisa. Bergara nasce come costruttrice di canne e di grande precisione, quindi molto, molto precisa e molto ben gestibile per la conformazione della calciatura. Quindi è un'arma che ci ha decisamente soddisfatto. Concludiamo con le nostre consuete 3 raccomandazioni. Non esistono armi scariche. Proteggere sempre occhi e orecchie quando siete al poligono e dito da lontano dal grilletto finché non avete intenzione di sparare. Ci vediamo alla prossima prova.